Ciao a tutti e bentornati alla Kokorozashi. Come da sondaggio fatto su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì perché ogni tanto chiederò a voi, come ho già fatto in passato, di scegliere insieme a me qual è il prossimo video e il prossimo argomento da trattare, quando ovviamente ne ho più di uno in mente e non so scegliermi. Dicevo, come da sondaggio, oggi iniziamo una miniserie dedicata al kata. E alla domanda, i kata hanno senso? Prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi, a lasciare un like, a commentare, in modo da non perdere i prossimi episodi dedicati a questa miniserie. Ho individuato un sacco di domande da pormi riguardo ai kata e era impossibile trattarle tutte in un unico video perché sarebbe diventato un video da oltre un'ora. Quindi ho deciso di suddividerle in più video e realizzare di conseguenza una miniserie. Sarà tutta una prima parte che inizia oggi dedicata al kata in senso generico e poi invece affronteremo il kata dal punto di vista sportivo e agonistico. Quindi sarà un bel viaggio che ci porterà a farci e analizzare un sacco di sfaccettature e a farci un sacco di domande riguardo questa pratica. E inoltre lasciate nei commenti è qua sotto, quindi se vi viene in mente qualcosa che volete aggiungere o sulla quale volete dire la vostra, se concordate o se non concordate, potrebbe essere carino aprire qua sotto fra di voi uno scambio di idee e insomma parlarne. Direi che al giorno d'oggi è più che lecito chiedersi se i kata e in generale le tecniche che vengono definite formali abbiano una qualche utilità, un qualche senso se parliamo di combattimento realistico. Questo perché il karateka moderno è ormai circondato da moltissime altre arti marziali e sport a combattimento che risultano essere molto valide, molto efficaci nel loro proposito e apparentemente sembrano non avere gli esercizi che noi come karateka definiamo kata o esercizi di forma. Quindi direi che la prima domanda che dobbiamo porci è: ma gli altri sport da combattimento veramente non hanno kata e fondamentali? Allora, anche se ad un primo sguardo può sembrare così, in realtà anche queste discipline hanno dei fondamentali che comprendono il lavoro di controllo sulla postura a vuoto, quindi la shadow box, esercizi, vari esercizi con pattern di spostamenti, studi e di combinazioni prestabilite da svolgere a coppie, da svolgere a vuoto, da svolgere sugli scudi. È un lavoro di coppia anche reciproco che ha vari passaggi, che prima è programmato, poi è semilibero e poi diventa libero. Non dimentichiamoci che per esempio all'interno dello judo, che è un'arte marziale, possiamo definire uno sport a combattimento tradizionale giapponese, il kata, come viene inteso lì, è fatto a coppie, quindi sono delle sequenze eseguite a coppie e dopo c'è il randori, che è la lotta libera, mettiamola così, secondo il loro regolamento. Questo per dire che già nel momento in cui noi andiamo a eseguire un esercizio prestabilito a coppie, a prescindere che questo preveda lo striking sia più o meno codificato, in realtà già quell'esercizio è un kata. Quindi anche queste discipline, questi altri sport da combattimento, che potremmo, non so, parlare del kickboxing, del pugilato, in realtà anche queste discipline, c'è il gatto che deve mettersi in mezzo tanto per cambiare, hanno una forma e dei fondamentali. Ciò che risalta però subito all'occhio è l'atteggiamento con il quale questi esercizi vengono praticati. Per iniziare possiamo subito notare che non c'è una codifica esatta, precisa, che deve essere per forza tramandata tale e quale. Ma sì, ci sono degli esercizi che vengono fatti, alcuni magari sono anche gli stessi da scuola a scuola, da club a club, ma non è che esiste un percorso codificato
che si fa così, 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 c'è cioè prima questo esercizio, poi questo esercizio, poi questo esercizio, e che è un elenco condiviso in modo completo e totale nel mondo della kickboxing, del pugilato o della muay thai. Cioè ci sono degli esercizi che ogni scuola, ogni club, mettiamola così, adotta e crea un proprio percorso, e poi magari questi sono gli stessi che posso trovare in diversi club, da un'altra parte invece non li troverò proprio, e così avanti. Un'altra cosa che possiamo notare subito in questi sport a combattimento o in queste altre arti marziali è che l'atteggiamento con cui vengono eseguite gli esercizi è con un modo di fare che assomiglia e si avvicina molto di più a quello che poi sarà il confronto vero e proprio, il combattimento vero e proprio. Quindi un'altra domanda che ci dobbiamo porre è: perché invece all'interno delle arti marziali definite tradizionali, come per esempio il karate o altre discipline cinesi, il modo di fare di Kion e Kata o Taolu sembra ed è così slegato dal modo di muoversi che poi viene utilizzato all'interno del combattimento realistico? Direi che a questo punto posso darvi una mia prima opinione preliminare, che comunque quando sarà il momento la spiegherò e mi esprimerò in modo più completo, ma questa mia opinione preliminare vuole essere per lo più una provocazione che, tanto per cambiare, farà storcere il naso ai vari tradizionalisti. Tanto per cambiare, come sempre, mi ritrovo ad assumere una posizione che da una parte fa storgere il naso ai più puristi e dall'altra parte invece porterà, spero, a far comprendere a chi invece pratica altri sport da combattimento che tendono un po' a snobbare, a considerare in malo modo la pratica dei fondamentali o altri esercizi più tradizionali come cose con cui in realtà si perde soltanto tempo, in realtà far comprendere a loro perché queste cose vanno eseguite e hanno un senso. Quindi mi trovo sempre in mezzo a queste due tra queste due opinioni, senza accordarmi perfettamente con una o perfettamente con l'altra, finendo con attirarmi l'odio di entrambi. Ma vabbè, fa niente. Dicevo, questa mia prima opinione preliminare, che vuole per lo più essere una provocazione, è che secondo me i kata non sono direttamente necessari al combattimento. Certo, come vedremo, i fondamentali dei kata sono legati al combattimento in qualche modo, ma il loro beneficio è indiretto, non è diretto, è indiretto. Per chi non lo sapesse, magari chi mi segue sui social qualcosa avrà già visto, ma sto collaborando alla stesura di un libro dell'autore triestino Claudio Novagiolli, che si occupa di cercare di fotografare la realtà delle arti marziali, in particolare il karate e dello judo, qui nella mia città di Trieste. E in questo suo ultimo libro, dedicato al karate degli anni 2000 in poi, ho avuto il piacere di essere inserito in qualità di maestro di karate qui di Trieste, e sta proponendo ai vari insegnanti a cui ho chiesto di collaborare di rispondere ad alcune domande. E siccome questo video qua era uno dei video che io comunque avevo in mente di fare, ho sfruttato i quesiti che l'autore di questo libro mi ha posto per fare ordine anche nelle mie idee e scrivere, mettere giù le mie risposte per scritto, che poi avrei dovuto inviargli, e al tempo stesso preparare lo script per questi video. Quindi io ringrazio qui Claudio Novagiolli, vi avviserò quando il suo libro uscirà, del quale sono molto curioso, perché sarà una panoramica su karate triestino moderno, definiamola così, contemporaneo, e che porterà alla luce il pensiero riguardo a diversi temi, tra cui il kata o lo sport, il combattimento, eccetera, da parte di svariati maestri,
qui a Trieste, con opinioni anche molto contrastanti, pur essendo comunque tutti quanti parte di questa famiglia del karate, se possiamo definirci così. E questo argomento qui, dedicato al kata in particolare, è stato il più lungo da sviluppare, proprio perché richiede un'analisi molto approfondita, richiede di porsi un sacco di domande, nonché come ultima, che cos'è veramente il karate per noi, per me, cos'è per me il karate? Perché se noi parliamo di arti marziali considerate un po' più tradizionali, la forma è una componente decisamente comunque importante, che ha una sua rilevanza, e di conseguenza viene da chiedersi di analizzare la disciplina in toto e che cosa significa per noi. Perché chiedersi cos'è il kata significa chiedersi cos'è per me, o in generale per chi pratica, cos'è la disciplina che sta praticando, come la vive. Quindi, prima di iniziare a parlare nello specifico del kata, bisogna porsi alcune domande preliminari che, vedrete, creeranno un percorso nel mio ragionamento. La prima domanda è: ma una disciplina marziale o sistema di combattimento, a prescindere che poi volete chiamarlo sport o in qualsiasi altra maniera, come nasce? Allora, tutto, per forza di cose, nasce dal combattimento, perché una disciplina marziale o uno sport da combattimento non è tale se non nasce dalla necessità di risolvere uno scontro fisico. Fissato questo punto, se una persona qualsiasi cerca di migliorare la sua efficacia, inizierà per forza ad allenarsi fisicamente e tecnicamente, perché questi due aspetti vanno a braccetto. Non è possibile sperare di avere un miglioramento per quanto riguarda una performance all'interno di uno scontro se non porto avanti queste due cose, se non sono fisicamente preparato e non curo la mia tecnica, il mio aspetto tecnico. Direi, per iniziare, di concentrarci, per proseguire questo nostro ragionamento, che è più tecnico che altro, perché parleremo dei kata alla fine, di concentrarci sull'aspetto tecnico. Quindi, fissato il fatto che ci concentriamo sull'aspetto tecnico e prendiamo ad esempio una persona che decide di migliorare all'interno del combattimento partendo da zero, possiamo chiederci: che percorso farà? Io credo che questa nostra persona inizierà sicuramente a cercare di migliorare i propri colpi, i propri impatti, quindi inizierà a colpire degli oggetti per cercare di comprendere quali sono le migliori traiettorie da utilizzare, le più efficaci, e quali sono le parti della mano che conviene utilizzare, o del piede, o della gamba, del braccio in generale, per evitare di fracassarsi gli arti e quindi di colpire in modo abbastanza sicuro. Poi sicuramente si metterà a pensare a come proteggersi e quindi assumerà una posizione di guardia che gli permetta di garantire un minimo di protezione, e poi penserà anche a come potrebbe cercare di parare gli eventuali colpi, e le due cose comunque si muovono insieme, perché come io penso a quali sono le possibili traiettorie migliori da utilizzare per colpire, mi devo anche chiedere: ok, e se devo essere io a subire queste traiettorie, com'è il modo migliore per difendermi da colpi che arrivano in questi modi? Ed ecco che inizierà ad avvicinarsi anche all'idea di spostamento, perché risulterà necessario chiudere le distanze, allontanarsi in modo sicuro, quindi disimpegnando l'azione, oppure attaccando, o evitando i colpi che l'altro porterà durante i propri assalti. Per cercare di affinare tutti questi dettagli, la nostra persona ideale che sta migliorando, che sta cercando di crearsi un percorso di miglioramento nel combattimento da zero, per forza di cose inizierà a creare delle sequenze da allenare per migliorare la velocità e non solo di esecuzione, ma anche la reattività nell'utilizzare questi strumenti che sta mettendo a punto quando diventa necessario. E possibilmente troverà un partner con il quale confrontarsi per vedere se quello che sta mettendo in pratica
funziona oppure no, per avere un riscontro, per vedere cosa c'è da migliorare. Di fatto, questa nostra persona ideale, ipotetica, sta creando dei fondamentali. Dei fondamentali per il combattimento, specifici per il combattimento. E le posture che questa persona assumerà in questa fase cercheranno di essere il più possibile, più possibilmente realistiche e vicine al combattimento reale. Ecco che, volendo utilizzare un termine che è vicino al mondo del karate, potremmo chiamare questa fase Kion no Kumite, ovvero i fondamentali per il combattimento. E questa parte qui la possiamo trovare in qualsiasi sport da combattimento o arte marziale. Quindi, anche se noi andiamo a pensare al pugilato, alla kickboxing, alla muay thai, al karate a pieno contatto o a qualsiasi altra cosa vi venga in mente, abbiamo questa fase di studio in cui c'è un approccio molto diretto e che si avvicina con atteggiamenti fisici e di movimento molto simile a quello che poi sarà ciò che utilizzerò realmente in fase di scontro. E la domanda successiva che dobbiamo porci è: ok, e come si arriva al Kion chiamato tradizionale, a questo modo di muoversi mettendo le mani in cinta sui fianchi, lasciando le braccia distese? Ora trattiamo anche questo punto. Arriviamo così al prossimo quesito: come nasce un Kion tradizionale e che cos'è, a cosa serve, quali sono i suoi scopi? Beh, se riprendiamo dove eravamo rimasti prima, cioè al Kion no Kumite, il passo successivo sarà scavare nella natura del movimento e ci si renderà conto che per esprimere maggiore efficienza è necessario allenare le catene muscolari coinvolte nel gesto, ovvero come la muscolatura viene coordinata nei vari segmenti di cui il corpo è formato affinché collabori per lo scopo, ovvero portare un forte impatto o spostarsi in una certa maniera, e di come quindi il movimento sia composto da catene che vanno coordinate, che devono collaborare, ovvero le catene muscolari coinvolte. Diventa necessario di conseguenza, per allenare queste catene muscolari, modificare quei gesti che inizialmente erano studiati nella prima fase e che erano molto simili al combattimento realistico, scivolando nella fase successiva. Ecco che a questo punto si inizia a comprendere come, portando la mano per esempio al fianco, invece di portare la mano alla guardia in protezione della testa, si sente una migliore e una maggiore attivazione della muscolatura della schiena, dei dorsali, e di come attraverso un'attivazione più corretta della schiena sia possibile trovare una collaborazione tra la parte del corpo che sta andando verso il bersaglio e quella che invece sta rientrando. E quindi trova una collaborazione nello scambio delle braccia durante l'esecuzione di una combinazione di pugni, senza contare che poi questi gesti li possiamo ritrovare anche in altri contesti, come quando per esempio spingo o quando afferro per tirare verso di me. Ed ecco che il passo successivo sarà rendersi conto che per poter esercitare una grande forza attraverso la collaborazione delle braccia è necessario avere una base solida a cui potersi vincolare. Perché se la base non è solida ed esercito una grande forza con la parte superiore del corpo, inizio a disperdere e a perdere l'equilibrio. Ed ecco che inizierò a questo punto a lavorare sulle mie posizioni per garantirmi una postura che sia solida, in equilibrio e in gergo viene definita radicata nel terreno, in modo da migliorare quello che è il rapporto del mio corpo con la superficie sulla quale mi sto appoggiando. Bene, arrivato però a questo punto, ci rendiamo conto che siamo molto statici, perché quando iniziamo a scendere nella natura del movimento e a cercare tutti questi dettagli specifici di
catene muscolari, gestione dell'equilibrio e rapporto con il terreno e di conseguenza miglioramento delle nostre posture e posizioni, ci rendiamo conto di quanto sia efficace dal punto di vista dell'impatto avere una posizione stabile, no? Per poter generare forza. Però tutto questo è molto statico e non va bene invece per quella che è la natura del combattimento. Ed è qui che inizia invece l'analisi degli spostamenti secondo il criterio dei Kion, dei fondamentali. Proprio perché nel momento in cui io mi devo spostare dal punto A al punto B, mantenendo tutti i dettagli che sono emersi nella fase precedente, iniziano ad emergere delle criticità legate all'equilibrio e alla transizione che mi porta da un punto all'altro. Questo perché nel momento in cui io metto in gioco spinte delle gambe, esplosività e una certa forza nella parte superiore del corpo, tutto questo mentre mi sto muovendo rischia di farmi disperdere un sacco di forza, di perdere l'equilibrio e di ribaltarmi sostanzialmente. Per esempio, quando mi allungo in avanti per andare a colpire e poi rientrare in posizione, o in generale quando una qualsiasi azione dinamica all'interno del combattimento mi richiede la gestione del peso sulle mie gambe, quindi spostarlo a destra, a sinistra, a ricentrarlo, tutto questo va analizzato. Ed ecco che nascono i fondamentali stilizzati, ovvero i Kion. Perché, per esempio, la posizione Senkutsudachi è un momento di transizione, è un momento dinamico, nel momento in cui io mi sto allungando, sto facendo un affondo in avanti per andare a colpire e dopo proseguire o rientrare. È il momento in cui mi faccio fare una fotografia nella fase di allungo, ecco che la postura che le mie gambe assumono è di fatto un Senkutsudachi, che poi all'interno dei Kion viene analizzata e studiata, resa ideale, mantenendo il tallone ben vincolato a terra senza doverlo alzare, per dare priorità ad alcuni dettagli, come per esempio l'equilibrio e la stabilità, invece che all'azione dinamica del portarsi in avanti. Ok? E lo scopo quindi dei fondamentali eseguiti in questa maniera non è quello di essere usato in modo diretto all'interno del combattimento, ma è uno studio del movimento, delle connessioni del corpo, e tutte le posizioni codificate sono momenti critici di passaggio all'interno di un'azione dinamica. Ovvero, come nell'esempio di prima, quando mi allungo o quando arretro o quando devo ritirarmi e trasferire il peso su una gamba sola, tutte queste fasi sono critiche nell'azione del combattimento, ed ecco che il fondamentale stilizzato le smonta, le analizza e cerca di studiare e di mettere insieme dei modi di muoversi ideali per garantire la massima efficienza di questi gesti. Sono esercizi che, così come sono, risultano sì legati al combattimento in qualche modo, ma inutili se presi così come stanno e speriamo di applicarli e assumere quelle posizioni così predefinite, avanzando in quel modo o restando così in modo così statico durante il combattimento. Ma d'altra parte, studiare queste cose ci permetterà di avere maggior equilibrio nei momenti di esplosività quando attacchiamo e maggior stabilità nell'incassare i colpi, nel poterli gestire dissipandoli e in tutte le fasi più critiche del combattimento, quando mi devo muovere dentro il combattimento. Si crea così una gestualità che possiamo quasi definire una specie di linguaggio che è lontano. Questa gestualità è lontana dal realismo del combattimento, ma al tempo stesso lo nutre in modo indiretto. E una cosa veramente fondamentale, veramente importante e che non va dimenticata, e che bisogna assolutamente evitare, è quella di perdersi nel manierismo. Ovvero dimenticarsi che lo scopo
come detto all'inizio, è quello del confronto, è quello del combattimento, del confronto realistico. L'allenamento fisico, l'utilizzo del sacco, del makiwara, gli esercizi reciproci a coppie, Kion e Kata sono strumenti, non sono lo scopo. Vanno pertanto eseguiti in modo consapevole, evitando di trasformare quello che è il mezzo nel fine, perché altrimenti ci si dimentica che senso ha quel mezzo, perché uno può anche appassionarsi delle forme dei kata e dei kion e dedicarsi solo a quelli cercando la perfezione del gesto, ma sta dimenticando a quello che servono veramente e come queste cose sono collegate ad un combattimento reale, e ci si perde in un qualcosa che a quel punto veramente perde senso. Ed ecco che il mezzo, ciò che nasce come mezzo, diventa il fine, ma abbiamo perso di vista quello che è lo scopo iniziale dell'arte marziale, della disciplina di combattimento o del sistema che stiamo mettendo a punto, ovvero il combattimento, non fare vasche di fondamentali su e giù. Permettetemi di fare un paragone, no? Come sapete, io sono un appassionato di musica e non sono per niente questo grande musicista, anzi, non voglio mai definirmi come tale, perché io gioco con la musica e quando lo faccio mi sembra quasi di sporcare un'arte bellissima, anche se lì dietro ho i miei strumenti che mi accompagnano e che cerco di suonare con più regolarità possibile. Ma quindi permettetemi comunque di fare questo paragone che sento molto vicino. Facciamo un paragone con la musica classica. Nella musica classica, per chi non lo sapesse, ci sono dei brani, tra virgolette, che non sono dei veri e propri brani che vengono pensati per essere eseguiti all'interno di un concerto, ok? Ma vengono chiamati studi, quindi sono dei brani da studio. Lo scopo di questi brani da studio è quello di concentrarsi su precisi argomenti tecnici, precisi passaggi e affinare la tecnica, a prescindere che dopo questi brani siano più o meno piacevoli all'ascolto, ok? Quindi questi brani, detti studi, nascono con l'intento, non con l'intento di essere eseguiti come musica, ok? Ma nascono con l'intento di affinare le capacità del musicista. Non è che suono gli studi, ok? Gli studi mi servono per studiare. Magari alcuni di questi sono anche piacevoli all'ascolto, ma non è una cosa necessaria, perché devono farmi studiare determinati passaggi che possono essere ostici. Se la nostra musica finale è il kumite, ovvero il combattimento, allora ecco che Kion e Kata sono i nostri studi, e gli studi, come detto, non li suono, ma migliorano la mia musica. Detto questo, questo primo video dedicato a i kata hanno senso finisce qui. Nel prossimo video inizieremo a parlare nello specifico veramente dei kata, ma questa prima parte di introduzione in cui ci siamo chiesti come nasce un'arte marziale, uno sport a combattimento e come si sviluppano dei fondamentali e se sono presenti anche in altre discipline meno tradizionali, era necessario prima di affrontare quello che invece sarà la parte principale di questa miniserie, ovvero il kata. Infatti, nel prossimo video andremo a chiederci come nasce un kata, e questo sarà soltanto il nostro punto di partenza per sviluppare un discorso molto lungo e approfondito. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. E vi invito, per non perdere le prossime puntate, a iscrivervi, commentare, condividere, ditemi che ne pensate voi riguardo quanto vi ho esposto oggi. Noi ci vediamo al prossimo video e non dimenticate che la forza di volontà attraversa anche le rocce.